Ciao da Francesco di portierecalcio.it. In questo video ti presento la versione 2022 del Predator Pro in versione hybrid, cioè con il particolare taglio ibrido utilizzato da Adidas per i suoi guanti professionali. Il modello è identico, se non per quell'aspetto, alla versione Pro con cuciture negative. Qui abbiamo la versione del Sapphire Edge Pack, il primo dell'anno. Il tessuto del dorso è sempre lavorato in knit, quindi tessuto lavorato a maglia, con la traduzione in italiano. Ci torniamo dopo. Lattice URG 2.0. Il pollice è realizzato esattamente come nel modello Pro. Abbiamo adesso il lattice anche che circonda interamente la parte anteriore del pollice. La mobilità è ottima. Dicevamo del particolare taglio hybrid Adidas. È un ex roll finger trasformato in questo particolare peculiare taglio da Adidas che lo rende unico sul mercato. Il palmo è anche leggermente sagomato, anche sul fianco vediamo abbondante la presenza di lattice, con questo lattice colorato di rosso in rilievo. Dicevamo del dorso, tanto gel ben distribuito sulla parte anteriore del dorso, sulle dita, quindi ha una reale valenza di supporto nelle uscite di pugno, e poi un'altra placca più in basso che dà invece personalità al guanto. Quindi siamo davanti a un modello ultra professionale utilizzato da Ter Stegen e tanti portieri anche in Italia, con il particolare taglio hybrid che rende le dita un po' meno mobili rispetto alla versione Pro. Però c'è chi preferisce questo tipo di lavorazione proprio perché sente le dita un po' più protette. Per il resto, dal punto di vista della lavorazione del dorso e del lattice utilizzato qui in versione 2.0, non ci sono differenze rispetto al modello Pro.